Some of them. Bentrovati, buongiorno a tutti. Oggi presentiamo un giocatore importante per la Fiorentina, Sofyan Amrabat, che sicuramente voi tutti conoscete, centrocampista, diciamo nel vero senso della parola, può ricoprire quasi tutti i ruoli di centrocampo. E può anche chiaramente fare degli assist in caso che gli capita l'occasione. È un centrocampista moderno, oggi è chiamato centrocampista box to box, cioè che fa un po' tutto il campo quasi. Speriamo che faccia anche qualche gol, ce l'auguriamo. E praticamente nasce nel campionato olandese, esordio a 18 anni nell'Utrecht, per poi passare al Feyenoord, sì. E poi in Belgio con il Bruges, una squadra molto importante, per poi finire al Verona, e voi tutti sapete che ha fatto un ottimo campionato ed oggi fortunatamente ce l'abbiamo noi. Anche esordito, cioè no, ha giocato titolare nella nazionale del Marocco, anche una partita in Russia mi sembra nel mondiale. Quindi vi lascio a voi le vostre domande. Ciao Sofyan, ben arrivato. Ti chiedo innanzitutto come è andato il primo impatto con la Fiorentina, con la dirigenza della Fiorentina. Ci raccontava il direttore sportivo Pradè che dopo la vittoria che l'Hellas ha conquistato contro i Viola a Verona, scese negli spogliatoi e cominciò a parlarti. Ti chiedo com'è andata e se poi senti su di te il peso del fatto di essere stato un giocatore fortemente voluto dal presidente Rocco Commisso. Grazie. First of all, I want to say that I'm really happy to be here. For me it's a big honor. Yeah, how was the meeting with Fiorentina? It was really, really, really well. I'm a person and also a player that listen and follow his feeling and I make this choice with my heart. From the first meeting, from the first time I meet the people of Fiorentina, like Daniel Prade, Joe Baron, and Rocco Commisso, they give me a really, really good feeling. How they see me, the project, they want me a lot. I spoke also with other clubs. I spoke in total with 5 other Italian clubs. But from the first day, Fiorentina gave me the best feeling, and it is for me, yeah, really, really important. Maybe I don't choose for the biggest club on paper, but I believe in the project, I believe in the plans, and I believe we can do together something really, really nice. Sì, prima di tutto vorrei dire che sono molto felice di essere qui, per me è un grande onore. È vero, sì, dalla prima volta che mi sono incontrato con la dirigenza della Fiorentina ho subito avuto un'ottima impressione, perché come forse saprete sono una persona e un giocatore che ascolta molto i propri sentimenti e che sceglie proprio col cuore. E quindi sì, come ho detto sin dal primo incontro con Pradè, con Barone, con Commisso, sono rimasto subito contento, ho avuto delle buonissime sensazioni del progetto, mi è stato spiegato a cosa ambisce questa squadra. E sono stato anche molto onorato del fatto che loro mi volessero proprio me fortemente, perché io ho parlato con 5 club italiani in tutto l'anno scorso durante le trattative, però sin dal primo giorno ho visto che la Fiorentina mi dava delle sensazioni speciali, era qualcosa di diverso.
E forse tra questi cinque club, forse Fiorentina non è il club più grande sulla carta almeno, ma comunque mi piace molto il progetto e le ambizioni che ha questa squadra e credo che potremo fare delle cose importanti insieme. Sì, ciao Sofia, ben arrivata a Firenze. Due domande anch'io. Sì. Due domande anch'io. Allora, la prima è questa. Tu fai molti ruoli a centrocampo, ti chiedo se hai mai giocato anche da playmaker o da regista, come si dice in italiano, e se eventualmente potrebbe essere una soluzione per te. Tutto il campo. Tutto il campo. No. First of all, I play where the team need me, where the mister need me. The team is the most important. But I think I can play in the whole midfield, like regista or like mezzala. I can play both, but I think on this moment I will focus more on regista, like number six in front of the defense. Yeah, that's for me. I think on this moment the position I will play in this system. Sì, effettivamente gioco in tutto il campo, come, però per prima cosa voglio dire che soprattutto gioco dove il mister e la squadra dicono che hanno bisogno, perché la squadra è la cosa che viene per prima. Ovviamente poi sì, come è stato detto, io posso giocare anche in tutto il centrocampo, come regista, come mezzala, ma credo che qua mi concentrerò soprattutto nella posizione di regista, cioè quella numero 6 davanti alla difesa, e credo che sarà il ruolo che coprirò, visto anche il sistema di gioco della Fiorentina. Ecco, la seconda domanda è questa. Prima Antonioni, che è stato un fuoriclasse del calcio, ha detto speriamo che tu faccia anche qualche gol. Siccome fino a questo momento ne hai fatti pochi, ti chiedo, tu fai pochi gol perché sei troppo altruista? Cioè pensi sempre all'assist e a servire il compagno, oppure è un punto sul quale tu puoi lavorare e migliorare? Grazie. I'm a player who want to learn every day and to be a better player every day. So of course I can improve. I think everything, also the goals. But I think that's not the most important for me. The most important for me is that I help the team, that they win. I want to win always. And for me it's not important to score. But of course everybody want to make goals. But also I think last season in Verona, if you see our games, I was the first one when we built that they played the ball to me in Italian say basso. I was really low, and from there it's difficult to score. If you want to score, you have to be more in the box. So it's also important which position, which system. And in Verona, I was more what I say. I played more low. And now in Fiorentina, what I say is the coach will decide where I play. And if this is like number six, then I think number six is not the most important thing to make goals. If I play like number eight, like mezzala, yeah, then you have to score more. But for me, what I say the most important is I want to win. I want to win every game. And if I score, for me it's not important. Sì, come giocatore sono uno che vuole imparare a fare tutto, quindi anche sì, trovare il modo di segnare di più, anche se per me però non è la cosa più importante. Per me la cosa più importante è quella di aiutare la squadra e soprattutto vincere le partite insieme alla squadra. Per me non è fondamentale far gol. È chiaro che come calciatore tutti i calciatori vorrebbero segnare delle reti, ma se avete visto anche come giocavo a Verona, no? Soprattutto nel ruolo in cui giocavo in un ruolo abbastanza basso, lontano dall'area, quindi quando si gioca in quelle posizioni lì è anche proprio più difficile far gol, mentre invece per segnare di più avrei dovuto essere più vicino all'area. Adesso della Fiorentina vedremo che cosa deciderà di fare il mister, se mi vuole impiegare più come regista, come numero 6, allora i gol non saranno la priorità per me quanto invece giocare per la squadra. Se invece giocherò come mezzala o da numero 8, allora forse sì, ci sarà, avrò anche più occasione di segnare, però in sintesi la cosa più importante per me è vincere. Io voglio vincere tutte le partite a cui partecipo con la squadra aiutandole in ogni modo. But of course I can't wait to score my first goal in the stadium with the fans when they're hopefully back again and then to score. Ovviamente però non vedo l'ora di segnare il primo gol davanti ai tifosi che spero che tornino presto.
Sì, ciao, benvenuto. La prima domanda che ti faccio è: c'è un consiglio che ti ha dato Juric alla tua prima stagione italiana e che porti dietro anche in questa tua avventura fiorentina? He don't give me real advice about this, but of course, Juric was last season really important for me, and I spoke with him about my choice for Fiorentina, and he said to me, Bocca al lupo, and it's a nice club, and I wish you the best. Sì, non è che mi abbia dato proprio dei consigli, chiaramente per come è andata l'anno scorso per me rimane comunque una figura molto importante. Ho parlato a lui della mia scelta di venire a Firenze e lui mi ha semplicemente detto in bocca al lupo, buona fortuna perché è veramente una bella squadra. L'altra curiosità invece è se c'è un giocatore che hai guardato fin dal ragazzino e a cui hai provato ad ispirarti, grazie. I don't have a real idol. I was always a big fan of my brother because he's 10 years older than me and he was also a football player. So I was a big fan of him. I think also he's a really good player for us, for Fiorentina. and of course, I was looking to the big players like Ronaldinho, Messi, Zidane, Maradona. I think all the big players who everybody liked was for me the same. I like good football and I like to enjoy football, so I think this kind of players. Allora, diciamo che non ho un vero e proprio idolo. Io sono sempre stato un tifoso di mio fratello, che è un po' più grande di me, che anche lui è un calciatore professionista. Secondo me può far bene anche lui qua alla Fiorentina. Comunque, scherzi a parte, io ho sempre visto i grandi giocatori, Messi, Zidane, Maradona, chiaramente sono tutti grandi giocatori, no? Che tutti ammirano e guardano, anche perché sono un amante del bel calcio ed è chiaro che quando uno ama il bel calcio guarda questi giocatori. Ciao, buongiorno, ciao. Benvenuto. Ti volevo chiedere, hai un numero di maglia preferito e lo hai già scelto? 34. Il motivo per cui ha scelto questo numero? I don't know if you know Abdelhak Nouri, the player of Ajax. I think now two seasons ago he had in the preseason in a game a heart attack. Mm-hmm. And he's still alive, but not like us. So, and I know him. And that's the reason why I chose this number. And I think normally I want to keep this, if it's possible, the rest of my career. Sì, perché è il numero che aveva, come aveva appena detto, quel giocatore dell'Ajax che ha avuto un infarto, che poi dopo è sopravvissuto, però comunque non è uscito bene da questo. È un giocatore che conosco molto bene e se possibile vorrei tenere questo numero fino alla fine della carriera. Certo. Senti, un po'... buona parte di noi, se non tutti, giochiamo al fantacalcio. All'inizio della scorsa stagione, alla famosa asta del fantacalcio, diciamo che non tanti giocatori del Verona erano quelli su cui c'era più lotta, no? Però poi alla fine è venuto fuori che i giocatori nell'asta di riparazione a gennaio sono andati tutti quanti a prendere i giocatori del Verona. Ecco. Qual è stato il segreto di questo Verona? E quale cosa ti porti dietro dalla tua esperienza a Verona qui a Firenze? I think our secret was really simple. Every day, tutti i giorni, work really hard. Lavora. That's the most important thing. From the start, I think everybody know Ivan Juric. He trained really hard. Yes. We were really fit. You feel this during the games that the opponents are starting, the level go down, they are tired, but for us we stay and press. And I think in the football now this is really important, that you are fit, that you can go 90 minutes full, and also we were a real team. Everybody want to give everything for the team. I think we don't had a lot of top players, but sometimes you see that a team is stronger than individual qualities. If it's not, they don't operate like a team.
And I think this is the most important thing. And also, I believe if it was not this Corona stop, and we continue on the normal way, we play one time in the week, we can do more. Because now at the end, we don't have a really big team, and then it's difficult to play every 3 days with this hot to press every game. So I think it was possible to do more. Grazie. Sì, il nostro segreto era molto semplice, abbiamo lavorato duramente tutti i giorni, sin dall'inizio. Come già sapete anche voi, Juric è un allenatore che, diciamo, punta molto sulla condizione fisica dei propri atleti, ed effettivamente avevamo raggiunto un livello di condizione atletica molto alto, lo vedevamo anche in campo, perché quando i nostri avversari cominciavano a stancarsi, noi invece eravamo ancora abbastanza freschi. E secondo me questo è molto importante nel calcio di oggi, avere una buona condizione fisica, reggere 90 minuti ad altissimi livelli. E poi eravamo proprio squadra, cioè eravamo proprio una squadra, non avevamo magari dei grandi giocatori, però comunque si vedeva questo spirito di squadra, e quando una squadra gioca unita normalmente è anche più forte dei singoli individui e questa è una cosa molto importante. Anzi, io credo che se il campionato non si fosse fermato a causa del coronavirus, avremmo potuto fare anche meglio, perché avremmo continuato a giocare una partita alla settimana. Ma invece, con questa pausa e con questa ripresa in estate, in cui abbiamo giocato una volta ogni 3 giorni, questo forse ci ha un po' danneggiati, perché comunque, non essendo una grande squadra, non avevamo neanche una rosa numerosa in modo da poi poterci permettere di rifiatare tra una partita e l'altra e poi comunque gestire i 90 minuti a tutta, come dicevo prima. Ciao, benvenuto. Per l'ultima partita dello scorso campionato sei stato espulso negli ultimi minuti, quindi non ci sarai nella prima di campionato. Ti chiedo quanto ti pesa saltare la prima partita e se hai ripensato un po' a quell'episodio, appunto, di quel cartellino rosso. Intanto questa. First I want to say sorry to the fans of Fiorentina that I'm not there the first game. But I think also it was not a red card. I think this happened many times in the game. I think I did something wrong. Maybe it's Max Giallo. But the referee gave me a red card and I cannot change this now. I hope the team will win the first game without me. And I have the trust that we can win. And I will promise to everybody that the second game when I am back, I will give everything for this club. And hopefully we can start really good this season. I think this is also important. Sì, prima di tutto vorrei chiedere scusa ai tifosi della Fiorentina, perché effettivamente non ci sarò nella prima partita. È vero, l'ultima partita dello scorso campionato ho ricevuto un cartellino rosso che, a essere onesti, secondo me forse poteva essere un giallo, però questa è una cosa che capita in tante partite: fai qualcosa che non ti sembra magari che meriti un'espulsione, arriva l'arbitro e ti butta fuori con un cartellino rosso. Purtroppo l'arbitro ha deciso così, quindi io non posso farci più niente. Spero comunque che la squadra vinca la prima partita senza di me, e io prometto sin da ora che dalla seconda partita sarò in campo e darò tutto me stesso per cominciare la stagione al meglio. Poi ti chiedo, per certi versi, sentendoti parlare, almeno per concetti, sembra un po' di sentire anche quello che chiedono Commisso, che chiedono Iachini, sempre grande carattere, grande lavoro, grande voglia di fare. E quindi ti chiedo, Beppe Iachini, le prime cose che ti ha chiesto quando sei arrivato anche qui a Firenze. Grazie. I think it's not good to take too many red cards, but yeah, it's true. I'm what I say, I'm a winner, and a lot of people say to me, yeah, why? It was 3-0, the game was finished, the end of the season. But I'm not like this. I'm a winner, I want to win. It was my last game of Verona. I'm really thankful for Verona, for everything, for the trust, and that they give me the chance to play in Serie A. So I want every week to give them something back. And it was my last game. Yeah, and I was disappointed that we don't play really well. It was 3-0. And then, yeah, I react, but this happened now. What you say about Rocco Commisso? You want to know what they think about what they want? I think, Rocco Commisso, it's a big, big compliment that
Yeah, that he say after this game that he was he liked me a lot and that he wanted me. Also because normally I think he also said this the Joe Barone and Prade, they are looking for the players and normally he don't ask for players, and for me he asked personally, so it's a big honor. And also because of this, because of him, and also of course of the club, because also of him, I want to show my qualities to help the team to win every game, and we want to do it better than last season, much better I hope, and I think it's possible. And the coach, I spoke with him before I came on the phone. It was a really good conversation. He told me that he's looking forward that I come. And yeah, he expects from me the same as what I did in Verona. Play how you play. Of course, it's the tactic is not the same, but he's happy. He give me the confidence. He trust me. So this is really important for a player, that the club, everybody in the club, that wants you. So I'm more than ready to show everybody my qualities. Beh sì, sicuramente che non è una buona cosa che io prenda troppi cartellini rossi, ma ho una mentalità vincente da questo punto di vista, cioè, o meglio, una mentalità che vuole sempre vincere, che vuole sempre spiccare, perché tanti mi hanno detto, ma come, ormai era partita da 3-0, l'ultima partita della stagione e fai una cosa del genere. È vero, però io ho questa mentalità e voglio sempre vincere, voglio sempre dimostrare qualcosa. E poi è anche la mia ultima partita con il Verona, club a cui comunque sono molto grato, a cui comunque devo tanto, e quindi volevo, come dire, cercare comunque di continuare a giocare al massimo per dimostrare questa mia gratitudine. E quindi sì, l'ultima partita è successo questo, perché ero anche un po' insoddisfatto del fatto che ci fosse un punteggio di 3-0 e quindi ho reagito in quella maniera. Comunque, per quanto riguarda la domanda, è vero, sì, commisso mi ha onorato di questa cosa dicendo che effettivamente lui, dopo avermi visto giocare, ha proprio voluto me, perché normalmente quello che fa commisso è dare mandato a Barone e agli altri di cercare i giocatori, mentre invece stavolta è stato proprio lui direttamente a dire che mi voleva, e questa è una cosa che mi riempie molto di orgoglio e che mi dà ancora più come dire, volontà di dimostrare sia a lui che a tutta la squadra e ai tifosi quello che riesco a fare. E quello che posso fare in campo, e anche di fare meglio dell'altra stagione. Io credo che noi possiamo fare anche molto meglio di quello che abbiamo fatto, di quello che la Fiorentina ha fatto l'anno scorso. Per quanto riguarda il mister, l'ho sentito al telefono, abbiamo avuto una bella conversazione, lui mi ha detto che ovviamente che non vede l'ora di lavorare con me, e io altrettanto, e che io ho detto che sarò lo stesso giocatore che avete già visto a Verona, il mio modo di giocare, eccetera. Certo, la tattica sarà diversa, però sono molto felice anche del fatto che il mister si sia detto felice e di confidare molto in me, e questo credo che per qualsiasi giocatore sia molto importante, il fatto di ricevere questa fiducia da parte del club, sia da parte della dirigenza che da parte appunto dell'allenatore. And I think also that Joe Barone and Prade did really, really good job how they present to me the plans, the project, and because after one meeting I was convinced, and after one meeting I know I want to be a player of Fiorentina. E un'altra cosa che voglio aggiungere, voglio dire che Joe Barone ha fatto veramente un grandissimo lavoro, perché mi ha subito spiegato quali sono i piani e i progetti della Fiorentina, e dopo il nostro primo incontro mi ha convinto praticamente subito a far parte di questa squadra. Ciao Sofian, benvenuto. La scorsa stagione con il Verona siete stati a lungo nella parte alta della classifica, tant'è che si parlava anche di una possibile qualificazione all'Europa League per voi. Alla fine quell'obiettivo però è sfumato. Ti chiedo però se ritieni che quell'obiettivo sia possibile raggiungerlo qua a Firenze, arrivare in Europa League, vedendo anche i giocatori che ha a disposizione questa Fiorentina. Thinking about the team, the roster of Fiorentina.
I think always in football you don't have to look too far in the future, and because you have to show this on the pitch, and I think it's possible, but because everybody wants to play in the Champions League. I played in Champions League with Feyenoord, I played in Champions League with Club Brugge, and this is the best feeling to play in the Champions League. So I think every player wants this, but for us it's important to focus on now, on today, on tomorrow, on the first next game, that's Torino, and look from game to game, and then you will see what we can reach. So that is I think the most important, to try to win every game, to give everything, and don't say before we want this or this. Of course we want to do it better than this season, and it's also a dream of me to play in this stadium in Europa, or this Europa League, or this is Champions League, this is better, but we have to do it step by step. Io credo che nel calcio non bisogna mai parlare troppo del futuro a lungo termine, mi spiego meglio, bisogna dimostrare quello che si sa fare sul campo e poi vedere quello che si riesce a raggiungere. Sono sicuramente obiettivi possibili, però chiaramente tutti vogliono giocare in Champions League, anch'io stesso ho giocato in Champions League nel Feyenoord, nel Bruges, ed è veramente una delle sensazioni più belle che un calciatore possa avere. Però qua dobbiamo stare un pochino più calmi e concentrarci sulla situazione attuale. Dobbiamo concentrarci prima di tutto sulle prime partite che ci aspettano e poi andare avanti, vedere settimana per settimana dove siamo. E vedere appunto a che cosa possiamo ambire e dove possiamo arrivare. Dobbiamo cercare di vincere tutte le partite che abbiamo davanti a noi prima di dire insomma quali sono gli obiettivi a lungo termine che possiamo raggiungere. Chiaramente ho detto che vogliamo fare meglio, questo sì, questo è un obiettivo che possiamo tranquillamente dire, sì, vogliamo fare meglio dell'anno scorso, e chissà, possiamo, sì, forse vedremo se potremo ambire per l'Europa League o ancora meglio per la Champions League. Chiaramente però dobbiamo, visto che siamo all'inizio stagione, dobbiamo prenderla passo passo ancora. Allora, questo a livello di squadra, invece a livello personale ti chiedo invece se hai un sogno o ti sei dato un obiettivo particolare legato a questa tua avventura alla Fiorentina. My personal dream and ambition is, I think, like what I say, the Champions League. It is the max. And also I don't look too much forward. I'm not a player of Fiorentina. I want to reach nice things here, to play good, to win, hopefully to win prizes if it's possible, and then we will see. For me, I want to do the maximum. I train every day hard to try every day to be a better player, to learn, and then we will see where is the top, where it all ends. Il mio sogno personale ovviamente è la Champions League, perché sarebbe il massimo, però chiaramente adesso io non vedo niente che non sia oltre la Fiorentina. Io voglio giocare qua, voglio impegnarmi tantissimo, voglio vincere qua e perché no, vincere anche proprio qualcosa qui a Firenze. Chiaramente quello che faccio adesso è semplicemente impegnarmi a fondo, lavorare molto duramente e e imparare appunto per cercare di raggiungere quello che può essere il mio massimo livello. Vedremo poi quali saranno i traguardi alla fine che raggiungerò. Ciao Sofia, buongiorno. Ciao. Qual è stato l'impatto con il gruppo, con i compagni, ma soprattutto con la metodologia di allenamento di Mister Iachini, e quali sono le differenze che hai trovato? Le differenze magari che hai trovato anche con lo stile di allenamento di Juric? I'm here now for almost, I'm now 3 weeks here, and I enjoyed the first 3 weeks. Everybody welcomed me with open arms. I feel direct like it's my home. The mister also is really kind guy. I think his tactical really strong. We did a lot of tactical trainings. And the group, I think we have a lot of qualities. It's a good group, nice group.
So if we can make one strong group that everybody will fight for the team, I think it can happen really nice things. The big difference with Juric, I think every coach have his own style of play, and I think the style of Juric almost, maybe only Atalanta play like this in Italy also, with full press one against one. I like both styles, and I think it's also good to learn to play on different ways. What I say I want to learn, different styles, different coaches, I think it's good. And my first 2 weeks with Iachini and his staff so far are really, really good. Sono qui da 3 settimane e devo dire di essermi proprio godute queste 3 settimane, perché tutti mi hanno accolto benissimo, mi sento già a casa mia praticamente. E per quanto riguarda il mister, è veramente una brava persona, è un mister molto forte dal punto di vista tattico, tanto è vero che abbiamo fatto anche molto allenamento sulla tattica. E per quanto riguarda il gruppo, secondo me è un buon gruppo pieno di qualità, con tanta qualità, e se riusciamo a formare, cioè quindi a unirci, a diventare un gruppo forte in cui tutti lottano per la squadra, secondo me possiamo lottare per, possiamo raggiungere dei bei traguardi, cioè possiamo lottare comunque e avere dei buoni risultati. Per quanto riguarda le differenze tra Iachini e Juric, chiaramente ogni allenatore ha il proprio stile e i propri metodi. Magari c'è chi è più su uno contro uno per il pressing a tutto campo, a me piacciono entrambi questi stili e credo che sia un bene poter avere l'occasione di imparare diversi stili di gioco, diversi modi di vedere il calcio, perché come ho detto anch'io sono qua per imparare. E sono 2 settimane che lavoro con mister Iachini e devo dire che finora mi ha molto ben impressionato il suo modo di lavorare. Ciao Sofian, io ti volevo chiedere, visto che hai comunque rammentato i tuoi compagni di squadra dicendo che ci sono tanti buoni giocatori, ti volevo chiedere se c'è qualcuno che ti ha impressionato particolarmente, escluso Ribéry. Yeah, the most, I think, of course, you say Ribéry, everybody knows this, but I think if I gonna say names, because we have a lot of good players and a lot of quality, and the people also always look what they see on the game day. But for example, Agudelo, he don't play a lot, but I like him a lot. So I can say a lot of names, but I think a lot of good players we have. Sì, è vero, chiaramente Ribéry è vero, però comunque è un po' difficile fare dei nomi perché comunque è una squadra con tanta qualità. Ora magari quello che vedete voi da fuori è solamente quando giochiamo, però comunque nel nostro lavoro quotidiano vediamo tante cose, quindi è anche difficile fare dei nomi. You mentioned one. Agudelo, scusate, un attimo. Sì. Quasi, sì. Non avessi dato via, sì, però. No, ma giocatore a Fiorentina? È in prestito, va bene. Però comunque è difficile fare dei nomi perché comunque ci sono tanti giocatori che hanno delle ottime qualità. Ecco, questo a parte Agudelo, appunto, che è stato citato. Sì. Ciao Sofian, ben trovato. Tu hai parlato di altri club di Serie A che ti avevano cercato prima. Ti faccio la classica domanda a questo punto, visto che hai detto che la Fiorentina comunque sulla carta non era nemmeno quella più forte, diciamo così. Se vedi la Fiorentina come un punto d'arrivo o come un punto di passaggio? Grazie. Yeah, what I say, I'm here now, I'm really happy, and I want to reach the maximum. And what it is, I don't know. Maybe Fiorentina in 2 years play always Champions League, or maybe this year and we win the Scudetto. You never know what happened.
So it's, I think it's not most important the name of the club or a really big name. It's what you, it's important that you feel good, that you can learn, that you win. And of course, I have ambitions. I want to play for prizes. And that's what I want. So I don't look too far in the future. But of course, I want to reach the maximum. And what it is or which club exactly, I cannot say now. Come ho detto, io adesso sono qua e ci sto bene, quindi voglio raggiungere il massimo. Poi vedremo questo, dove sarò, quando sarà, questo non lo so. Anche perché comunque nel calcio non si sa mai, cioè la Fiorentina magari fra un paio d'anni diventa una squadra che lotta sempre per andare in Champions League, oppure può diventare una squadra magari fra qualche anno che lotta per lo scudetto e magari vincerlo. Quindi secondo me ora come ora non è tanto importante il nome o la grandezza del club in cui mi trovo. L'importante per me adesso è stare bene, imparare e lavorare molto duramente e vincere. Come ho detto, io ho le mie ambizioni personali, ho i miei sogni e voglio vincere qualcosa nella mia carriera, voglio vincere qualche titolo. Però non posso adesso guardare nel futuro e dire fra anni andrò a giocare nel posto X oppure rimanere qua, perché questo ancora io non lo so. Sì, niente, volevo concludere in questa bellissima presentazione di un giocatore forse più importante che la Fiorentina ha in questo momento, di una notizia meno positiva e mi sento in dovere di dirlo, qualcuno di voi lo conosce sicuramente. Purtroppo è venuto a mancare un mio amico di oltre 40 anni e ci tenevo particolarmente a dirlo oggi perché che conosco da 40 anni, non è ieri, ci tenevo particolarmente a dirlo oggi perché in questa occasione, perché penso che oltre che essere tifosissimo della Fiorentina era anche una persona molto molto gradevole, quindi è il mio saluto. Luca Cecchi, non so, Mario lo conosce, lo conosceva purtroppo. Facciamo le foto per i presenti, però loro si mettono qui voi dal posto, se non vi muovete dai vostri posti per le foto, poi ci spostiamo fuori per i fotografi, quindi voi non.